da ottobre che non ci paga lo stipendio. Siamo arrivati alla canna del gas, dove chi ha mutui, dove chi ha affitto come me, io entro sabato, per dire, devo pagare 2.900 euro se non sto fuori casa. E cosa succede? Che il signor Ferrari della Tecno Inter non ci paga, dice che i clienti non lo pagano, dice che non ha soldi, però a quanto noi stiamo vedendo, ogni cantiere dove andiamo, perché questo è il quinto, tutti dicono che loro sono già a posto, hanno già pagato e non devono dare niente a Ferrari. Questi soldi noi pensiamo che li abbiano usati per aprire la nuova società intestata al figlio, che si chiama 2F, quindi Filippo Ferrari. Logicamente il materiale devono pagarlo. I soldi dove vanno? Dove li prendono? Visto che non hanno soldi. Dalla ditta precedente. Dalla ditta precedente, che è la Tecno Imper. I fatti sono questi. Noi da ottobre, ripeto, che non prendiamo soldi e uno non può vivere d'aria. Io, una bambina di 10 anni, metterla col fondoschiena per terra non mi va. Voi siete dipendenti diretti della Tecno Imper? Sì, non tutti. Non tutti. Io ancora. No. Io sono ancora dipendente della Tecno Imper. Giuseppe, che è sulla VRU, è stato licenziato. Altri colleghi che sono qui fuori, anche loro, chi è stato licenziato, chi si è licenziato, perché logicamente non pagando hanno trovato altri posti. Da quanti mesi aspettate lo stipendio? Da ottobre. Chi da ottobre, chi addirittura da agosto dell'anno scorso. La motivazione da parte dell'imprenditore è che non ha soldi, che i clienti non lo pagano. Per esempio oggi con questa impresa si è messo in prima linea il proprietario dicendo: anticipo io 2.000 euro da dividere voi operai. Avanzano non so quanto. Voi siete licenziati voi? Sì, sì, loro sono che ci hanno licenziato, gratis, non ci pagano neanche. Chi lavora gratis dopo tre mesi e mezzo? Non avete trovato posto? No. Ci sono altri tre operai che lavorano per la 2F, quindi con la società nuova, che vanno avanti a lavorare, quindi credo che loro qualcosa abbiano. Credo, non ne ho la certezza. Ma per capire, quindi al momento voi siete fermi, non state lavorando? No, siamo fermi. Da quanto tempo? Vabbè, io mi sono fatto male, quindi sono in infortunio. Giuseppe è stato licenziato, mi sembra, a gennaio. Altri sono andati via a ottobre. Quindi aspettiamo buste paga più anche chi è stato licenziato o si è licenziato, la liquidazione. Quindi la ditta comunque Tecnoito non è più attiva, non è più operativa? A quanto pare no, però soldi ne ha, perché li prendono in giro. Ho capito. Giuseppe cosa chiede adesso? Giuseppe giustamente cosa sta chiede, aspettando, quali sono le sue aspettative? Aspetta che il signor Ferrari si muova e vada a prendere i suoi soldi, come noi, per noi i nostri. Anche qui c'è da aprire una piccola parentesi, siamo con i sindacati, con la CISL, dove sono 10 giorni che dovevano dargli una lista di debitori, di creditori, perdono, dove i sindacati avrebbero contattato per vedere di far partire questi pagamenti. Però c'è da dire un'altra cosa, che loro non sono a posto con i documenti, quindi con il DURC, non hanno pagato i contributi, non hanno pagato la cassa edile, quindi il DURC ce l'hanno scaduto. I clienti dicono: se non hai i documenti a posto io non ti pago. Sì, è un po' un cane che si morde la coda. Sì, purtroppo sì. Però noi alla fine siamo con il fondoschiena per terra. Certo. Ma nel frattempo state facendo qualcos'altro? Io no, io appunto avendo subito l'intervento no. Anche altri, per dire, anche Giuseppe giustamente, avendo 52 anni è un po' difficile poi, specialmente per lui, per trovare un lavoro. Certamente. Altri hanno provato altre strade dove non gli è andata bene e sono in cerca ancora oggi di occupazione. Oggi siete della ditta, siete qua solo tu e Giuseppe? Siamo qua io, Giuseppe, c'è Marco Pettè, medico Biagio, e Nastro Gianrocco, ex dipendenti del Tecno Imper. Gli altri attualmente sono occupati in altre... No, sono disoccupati. Tutti disoccupati? Tutti disoccupati. E tutti creditori? Tutti, sì, che dobbiamo prendere soldi da loro. Noi abbiamo lavorato 5 mesi senza stipendio. Mi hanno lasciato a casa, non mi hanno detto né se sto bene, né se sto male, né viene al lavoro. Sono a casa da 2 mesi. Ditemi voi quello che devo fare. Io non ti sto chiedendo i tuoi soldi, dammi i miei, perché io ho le mie cose da pagare. Dopo saranno problemi miei, come andare avanti dopo. Inizia a darmi i miei però.